campana, sempre in disdetta, sempre in bolletta. Ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere 1.000 lire al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Amici e amiche della Finestra sulla Sicilia, ci troviamo in compagnia di Mauro Faso, responsabile del magazzino del progetto Clochard, che è una delle azioni di un macro progetto che l'associazione Rotary International Francesca Morvillo Onlus sta portando avanti ormai da anni sul territorio palermitano, e non solo, perché in realtà ha sinergie su tutto il territorio regionale. Cosa fa in particolare? Allora, l'associazione si occupa, lavora su più fronti. È un'associazione accreditata presso l'amministrazione comunale, che per scelta si gestisce in assoluto totale autofinanziamento, questo ci teniamo a dirlo, perché lo facciamo con spirito di volontariato, da volontari. L'associazione ha alcuni progetti, tra i vari progetti alcuni sono quelli che in questo momento sono in essere. Tra questi ricordiamo progetti dedicati al recupero di minori con pene alternative, e non solo, anche progetti di rieducazione e formazione ad una professione per quelle persone che invece attualmente si trovano in detenzione, sempre nelle strutture palermitane al momento. Ecco, quello che invece andremo a fare oggi. Questa sera invece ci dedicheremo in particolare al progetto Clochard, che è un progetto dedicato ai senza tetto, non solo ai senza tetto, chiamati comunemente clochard, ma in realtà non sono solo clochard, perché sono persone che non hanno deciso, non tutti hanno deciso di vivere in strada, ma al contrario alcuni sono costretti a vivere in strada per situazioni di grave disagio sia economico che sociale. Il progetto Clochard prevede la fornitura di pasti caldi ogni mercoledì sera, sono circa 100 i pasti che l'associazione prepara a casa di ogni volontario e poi fornisce in giro per la città, sono circa 100 ogni mercoledì, e sono pasti completi con un primo, un secondo, un contorno, la frutta, l'acqua, tutto ciò che serve. In più c'è questa bella realtà che è il magazzino, dove raccogliamo indumenti, e questo è un esempio sicuramente operativo di sinergia anche con le altre strutture, le altre associazioni del territorio. Cerchiamo di... Certo, perché come abbiamo visto poco fa, praticamente ad una vostra richiesta sono corsi in vostro aiuto. Sì, abbiamo lavorato molto e non crediamo assolutamente nella capacità di portare da soli avanti grandi progetti. Evitiamo di creare ridondanza progettuale tra le associazioni, perché la ridondanza non raggiunge bene gli obiettivi. Al contrario, crediamo nella rete, una rete dove tutti negoziano le proprie capacità, quindi le differenze, i valori aggiunti che ogni realtà associativa ha in sé. Questo cerchiamo di negoziarlo per creare una squadra grande, efficiente e soprattutto di immediato intervento. In questo caso sì, avevamo avuto una richiesta da un'altra associazione con cui il magazzino è in rete, in continua sinergia, per la nascita imminente di due gemelli. Noi avevamo già le nostre scorte, mancavano alcune cose e immediatamente in 24 ore sono arrivate qui singoli cittadini, altre associazioni che hanno portato tutto il necessario, e siamo già pronti per la consegna. Questa è la dimostrazione che la rete dell'associazionismo sul territorio funziona. A chi ci guarda, come possono aiutarvi? Abbiamo abbiamo un sito, basta cercare Rotary International Francesca Morvillo Onlus, o più semplicemente Francesca Morvillo Onlus. Immediatamente troverete il nostro sito e lì potete trovare i contatti, indirizzi email. Venite soprattutto a vivere l'esperienza del volontariato, sia in strada che qui in magazzino, dove i volontari sono sempre ben graditi, perché c'è sempre tanto lavoro da fare. E noi garantiamo tra l'altro un'apertura costante tutte le settimane ad un orario ben preciso, e non essendo ovviamente un'occupazione, capirete la difficoltà anche della gestione e della turnazione dei volontari. Di minori, di ragazzi in gravidanza, quindi una pro life, cerchiamo di sostenere queste ragazze o le famiglie che hanno
diversi bisogni, che possono essere economici, che possono essere di tipo proprio affettivo, sociale, per quello che possiamo. Sicuramente non sono solo i soldi quelli che mancano, certe volte è proprio integrazione anche nella società. In che modo Vivi Guarda può aiutarvi? Sicuramente con delle donazioni, perché noi ci autofinanziamo. Quindi pagina Facebook, associazione Una Mamma per Amica, e lì ci sono tutti i contatti, quindi sia numeri di telefono, email, tutto quanto.